Sì, un nuovo nido d'infanzia che riunirà tutti i nostri nidi comunali che adesso sono collocati in tre diciamo, luoghi diversi. Sarà un unico polo per la prima infanzia dei bambini fino all'accesso appunto alla scuola dell'infanzia dei 3 anni. Gli spazi saranno organizzati così da accogliere i bambini in un ambiente per loro confortevole, che sia anche il più possibile simile a quello domestico, così come anche gli spazi esterni che saranno aumentati rispetto a quelli attuali. È importante anche condividere il fatto che in questa nuova riorganizzazione degli spazi potremo accogliere un maggior numero di bambini fra quelli nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo al compimento del 10° mese. Non che questo adesso non avvenisse, ma alcuni potevano rimanere esclusi per il numero ridotto di spazi e dover attendere il 12° mese di età per accedere al micronido. Credo che ampliare l'offerta sia un piccolo passo concreto verso anche le pari opportunità, perché tutte le volte che diamo un sostegno vero alle neomamme, ai genitori, nella riorganizzazione familiare, nel ritorno al lavoro, davvero possiamo parlare con fatti concreti di pari opportunità. Quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi sia come amministratori ma anche come genitori.